Oggi, domenica 12 aprile, per il nostro Museo delle Arti e Tradizioni Popolari è un giorno importante e di festa, di gioia, poiché inauguriamo l'Atelier dei Bambini, che è uno spazio dedicato all'educazione dei più piccoli che abbiamo molto voluto e direi sognato. In effetti è da oltre un anno che lavoravamo per arrivare a questa giornata. Abbiamo destinato ai ragazzi all'interno del percorso museale uno spazio luminoso di oltre 100 metri quadri, pensando anche a delle attività di laboratorio totalmente collegate con la collezione del museo per animare le giornate e i pomeriggi dei ragazzi, delle scuole e delle famiglie. La risposta stamattina è stata notevole, abbiamo visto bambini da quelli in passeggino fino a 7, 8, 10 anni arrivare con i genitori ed era quello che volevamo, avevamo un pubblico un po' adulto e sentivamo la mancanza di poter lavorare a ciò che è il vero compito di un museo, che è la trasmissione del sapere insieme alla custodia e alla conservazione delle raccolte. Il nostro è un museo singolare perché noi abbiamo oggetti, non ci sono i grandi capolavori, i grandi quadri, le sculture, ma oggetti umili della vita quotidiana, fatti da mani anonime del passato. Perciò l'atelier, il laboratorio, uno spazio dove imparare con l'esercizio concreto delle mani, ci è sembrato la vera scommessa per il futuro
è il modo più corretto per tentare di insegnare ai ragazzi di oggi cos'era stata la vita dei bambini, ma anche degli adulti del tempo trascorso, quando nelle giornate le mani lavoravano tanto, dal risveglio all'ora di andare a letto. E oggi Roma ci ha premiato, speriamo che ci abbia lasciato anche dei regalini nelle buste, perché noi stiamo tentando e chiedendo ai cittadini di aiutarci, sostenerci con una colletta, con la sottoscrizione popolare, perché un laboratorio aperto tutti i giorni è un costo, perché vogliamo dar lavoro a dei giovani, abbiamo fatto un bando per selezionare dei giovani formati, qualificati, per affidare anche a loro l'attività quotidiana di un laboratorio che può essere aperto dalle 9 di mattina alle 7 di sera ed è aperto alle collaborazioni con artisti, artigiani, operatori del settore, educatori, bibliotecari, maestre prima di tutto. E oggi ci pare di ricevere un buon segnale dalla cittadinanza e noi speriamo di aver restituito in affidabilità la fiducia che ci è stata riposta. Grazie.